A volto coperto da felpe e mascherine si sono affrontati con il lancio di fumogeni, petardi e bandiere usate come spranghe. Un violento scontro tra tifosi della Ternana e dell'Arezzo prima della partita disputata al Comunale Città di Arezzo e vinta per 2-1 dai rossoverdi. I tifosi ternani sono arrivati in città con 10 minivan, hanno eluso il dispositivo di sicurezza messo a punto da Prefettura, Comune e Forze dell'Ordine per accompagnare in sicurezza i sostenitori in città. Arrivati in via Benedetto da Maiano, il contatto tra le tifoserie, non è escluso che si siano dati appuntamento. Uno scontro immortalato in un video circolato poi sui social. Al momento dell'arrivo delle Forze dell'Ordine i tifosi si erano già allontanati. Adesso gli agenti della Polizia di Stato e della Digos, guidati dal dirigente Marco Nottebella, stanno analizzando minuziosamente i filmati. Nelle prossime ore potrebbero già scattare le denunce a seguito delle prime identificazioni.